Buongiorno e bentrovati con l'informazione di areacentese.com News TV, presentata questa mattina alle 10 all'interno del Salone di Rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento, il programma dell'edizione del trentennale del Cento Carnevale d'Europa, un'edizione che vede ancora una volta la salda guida di Ivano Manservisi e del direttore artistico Riccardo Manservisi. Ma sentiamo un passaggio del discorso del sindaco di Cento, Fabrizio Tosè. Partecipato, e quindi è un grande orgoglio, un grande onore per l'amministrazione. Ringrazio il patron Manservisi, il direttore artistico Riccardo, perché ci mettono l'anima come sempre, ormai da 30 anni si diceva prima, e quindi insomma la trentesima edizione. Ringrazio e saluto anche le autorità militari che sono presenti in prima fila, e li ringrazio perché sono anche loro parte fondamentale dell'evento, poi, perché garantiscono appunto anche durante le domeniche di carnevale quelli che sono i servizi importanti per garantire appunto la sicurezza alle tante migliaia di persone che vengono a visitare le domeniche di carnevale. Poche parole per ringraziare, per dire che il carnevale di Cento è l'evento della città, è famoso in tutto il mondo, in tutta Italia, in tutta Europa. Mi è capitato, lo dicevo forse quest'estate con col patron, che tra l'altro mi faceva vedere quel famoso sondaggio che è stato fatto a livello nazionale, che dimostrava quanto il Carnevale di Cento era conosciuto a livello nazionale. XE, che adesso va per la maggiore anche per altri sondaggi più nazionali o regionali, e dimostrava appunto da quel sondaggio che effettivamente il Carnevale di Cento aveva una notorietà a livello nazionale enorme. E raccontavo che mi era capitato di andare in Sardegna una settimana, e ovunque entravi dicevi: dove sei? Di Cento. Tutti ti dicevano: ah, il carnevale, carnevale, carnevale. Quindi questo per far capire quanto un'amministrazione, una città devono credere nel carnevale di Cento. Il carnevale di Cento, che è un valore enorme, un valore economico enorme, perché il carnevale di Cento è un indotto economico enorme per le attività che abbiamo nella nostra città, ma soprattutto per l'immagine anche che la nostra città ha appunto oltre i confini nostri. È un patrimonio da non disperdere, un patrimonio sul quale bisogna investire ancora di più. Già in questi anni abbiamo cercato di mettere di più, secondo me dovrà essere ancora maggiore l'impegno da parte della città, perché tutta la città, e qui un po' devo dire, insomma, lo dico da sindaco, mi piacerebbe che tutta la città capisse l'importanza del carnevale e dimenticasse anche un po' i famosi disagi, perché tutte le domeniche in comune il circuito è chiuso, non si riesce a entrare, e ci sono i problemi. Cioè, io credo che per 5 domeniche questa città deve sopportare, i cittadini di Cento devono sopportare i disagi, perché è molto più importante, diciamo, da molto di più rispetto a quei disagi che ci sono. Quindi ringrazio tutti, ringrazio le sezioni, ringrazio ovviamente tutte le persone che lavorano e collaborano all'interno per la realizzazione di questo grande evento. Ringrazio soprattutto il patron, ringrazio CMV, perché dall'anno scorso è l'ente che ha organizzato il carnevale. Vi ringrazio per il lavoro che hanno fatto e tutte le persone che appunto hanno lavorato, ma ringrazio soprattutto Ivano e Riccardo, e lo dico senza, veramente in maniera sincera, non c'è solo un rapporto di lavoro che ogni tanto è anche litigioso, tra virgolette, perché ovviamente ci sono delle discussioni, e quindi, ma è giusto che sia così, perché i rapporti secondo me belli sono anche quelli dove si discute, ma alla fine, lo dico anche da parte mia, ho conosciuto delle persone a cui voglio bene, quindi credo che siano persone che vogliono bene alla città, che l'hanno dimostrato in questi 30 anni e che lo dimostreranno anche nei prossimi. Quindi grazie per tutto quello che fate, grazie per il vostro impegno e grazie anche per i vostri sacrifici, che sono tanti. Grazie a tutti, buon Carnevale 2020, sarà sicuramente un'edizione, spero, credo, più bella di quella del 2019, che è stata bellissima in termini di presenze, in termini di
anche carri allegorici in termini, diciamo, appunto di giornate, perché sono state 5 giornate bellissime, però sono fiducioso che anche il 2020 possa far conoscere la nostra città fuori a tutte le migliaia di persone che vengono e che si possono innamorare e capire quanto è bella Cento. Grazie a tutti. Bene, come avete sentito anche dalle parole del sindaco Toselli, la città di Cento per 5 domeniche dovrà sopportare, ma soprattutto supportare, questa importantissima manifestazione. Ricordo che il carnevale comincia il 9, prosegue il 9 di febbraio, prosegue il 16 e il 23 per terminare l'1 e l'8 di marzo. Restate sempre collegati con noi attraverso areacentese.com, NewsTVA e ovviamente tutti i nostri canali social. Grazie dell'attenzione, una buona giornata.